Wezzo, ci siete su Barbaroffa, giochiamo a Fallout 4. Allora, facciamo... Voglio fare una bestia. Ah, metà ciotto. Allora. Magro, muscoloso, vabbè, muscoloso così, super muscoloso, manco bene. Sì, facciamo una bella bestiaccia. Vai. Muscoloso e grosso. Bam! Facciamo una versione tipo hulkesca di Barbaroffa. Facciamo faccia. Capelli, che è sta roba? Via. Il professore? Cos'è il professore? Oh, bellini questi. No, però. Ecco. Già così può andare, però. Ecco qua. Barbaroffosi. Oh yeah! Put a little color in your hair? Stronza. Ti sei appena messo un po' di colore nei tuoi capelli. Guarda, proprio. Allora, poi. La barba. No, le guance. Gli zigomi. Dove si vede la barba? Ah, facial hair. Lazy morning. Addio, chin dusting, gentleman. Questo baffetto. Ah, se potesse parlare, cosa racconterebbe? E. No. Più roffa. Una barba più roffa. Questo che è sotto al collo proprio. No, più roffa. Più. Ecco, già così. Abbastanza roffa. Già così, ancora più roffa. Questi erano i baffi di quando l'oscuro signore ce li aveva belli, 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 ma che ne sapete voi. E ci stiamo avvicinando paurosamente. Frate, ti manca un pezzo. Eccola là. Roffa. What do you think, hon? Beard or no beard? Barba. Barba, assolutamente. Ah, questo è il colore della pelle. Io sono pallido come la merda. Naso, beh, il naso. Ciao bella. Che naso c'ho io? Mi sa che è questo c'ho. Forse ho questo. Mi sa che ho questo naso. Chiseled 4. Che il naso c'è. Ok. La bocca non lo so. Forse ci sia. Ci siamo. Allora. No. Più piccole le labbra. Le labbra. Direi così. Più o meno. Le orecchie, le mie orecchie sono un poco più sporgenti. Sì, direi che queste sono. Dunque. Ci vorrebbe un tono. Forse, ma sì, secondo me è questo il colore. Va buono. Però mi piace l'occhio. L'occhio abbottato, proprio il naso abbottato. Done. Confirm. Ah, bella lì. Oh, questo sono io. Vabbè. Allora, non è linoleum, è così. Mi suona il telefono. È Federella. Ui, Federella. Ciao. No, sto registrando. Fra l'altro penso che non la tolgo questa parte, quindi ci sei anche tu nel video. Ti metto in viva voce, vuoi dire qualcosa? Dai, ti metto in viva voce. Allora, un attimo. Ecco, di qualcosa. Ciao Zuzzi! Aveva detto, vuoi parlare? Aveva detto, no, non vuoi. Quindi è inutile che fai la simpatica adesso. Grazie per lo... Non puoi dirlo perché siamo in fascia protetta. Sto facendo i salti mortali per entrare nella zona ristretta di YouTube. Ti bippo. Non saprete mai quello che dice Federella. Non lo saprete mai. Va bene, ciao bella. Ok, ciao. Ciao. queste donne. Ti metto nell'armadio con quella voce da gallina. Vabbè, questi bug. Cosa c'è riflesso nella tua roba? Che bello. Vabbè, allora leggiamo il fumetto. Vabbè. My favorite. Sì, vabbè, bello. Ok, voglio uscire. Voglio fare.
come? Andiamo alla porca. Apri quella porta. Ok, allora. Io voglio che sia scemo, ma proprio scemo, scemo, scemo. Quindi dice, direi che l'intelligenza 1. Fortuna tipo, vai, 10, cosa può andare storto? Agilità. Agilità. Agilità pure 0 deve essere proprio. Allora, innanzitutto il nome. Facciamo Sberba Fiffa. Sberba Fiffs. Sberba Fiffa. Va bene tutto, però insomma, Sberba Fiffa. Forza, forza. Forza 10. Vai, ci sono rimasti solamente 0 carisma. Percezione 1. Questo è proprio, è un cavernicolo quest'uomo. Perché non posso accettare? Ah, deve farmi fare un po' bilanciato. Però io volevo avere subito 10 di fortuna, che figata. No, va bene così, va bene così. Dai, vai. Ci sta, sì, vabbè, ciao, ciao, ciao. Vattenne. Quando inizia il gioco? Quando inizia il gioco? Fammi andare da mio figlio! Figliolo, cosa c'è? Cosa ti preoccupa, eh? Va tutto bene, eh, figlio? Cosa pensi che possa essere che dà fastidio al bambino? Ops. È crashato il gioco. Oh no. Perché non vedo il mio riflesso? Perché c'è riflessa la cucina? Non siamo più in cucina, Codsworth. Non piangere. Cosa vuoi che succeda? Che cada una bomba atomica? Ah, che bello. Proprio un papà americano. Lui si è già preparato il guantone da baseball e la palla col centrino, pregustando il momento in cui giocherà a baseball col figlio, eh. Beh, cattive notizie, bello, eh. Apriamo la porta. Mi è venuta un'idea. Voi restate qui. Ecco. Oh, finalmente possiamo correre. Posso abbandonare la mia famiglia indietro alle spalle. Vai. Corri, Sberba Fiffa. Vai, te preoccupa. Ti ho dato un sacco di resistenza apposta. Noi intanto la moglie l'abbiamo lasciata indietro, proprio alla chi se ne frega. Vai, batti 5. Ehi, hey, ciao, tu sei quello che mi ha contattato prima. Passo io. Madonna, che vista che c'è. Bambino, donna adulta. Dov'è mia moglie? Ah, eccola là. Madonna, corre veloce sta qua. What? Cavolo, devo dire che questa scena, la prima volta che l'ho visto, minestrone nelle mutande. Molto immersivo questo gioco. Questo gioco. Salve, Mr. Russell. Ecco, cortesemente mi fa passare. Sai com'è? Bel vestito, bel vestito, bel vestito. Proprio tutti con dei vestiti belli. Belli capelli, bel riportino. Meglio io pelatone. Guarda, va che bello. Davvero stiloso. Capito che c'è un'apocalisse termonucleare in atto, però. È come se non avessi niente addosso. Niente addosso. Buongiorno, dottore, come va? Mr. Russell, quando è che si sciacqua, dai? Come dire. Vi seguiamo, professore. Ciao, vicino. Bella lì. Bel pugno sul coppino. Sto. Come ha fatto a correre, cioè a mordermi. Beccati ciò. Vai, proprio bella lì. Pistola. Beh, c'è tutto. Pigliamo un'altra pistola che non si sa mai. Ma io volevo rimanere con i pugni. Io c'ho i pugni nelle mani. Bella tamarra questa cosa proprio. Che bello. Hobby schiacciare scarafoni. Anzi, questo me lo porto, va. Ecco, andiamo, Fuffi. Ho deciso, sarai il mio animaletto di compagnia. Ti chiamerò Fuffi. Ti voglio, sento di volerti già benissimo, Fuffi. Andiamo, bello di papà. Posso? Oh no, lascia stare Fuffi. Lascia stare Fuffi. Non mi far ingelosire Fuffi. Fuffi, c'è un amichetto che... Eccolo qua. Amichetto di Fuffi. Dove vai? Eccola là. Mi piace che non posso sparare quando c'ho Fuffi. Fuffi, dai, andiamo. Oh, come sei carino, Fuffi. Oddio, insomma. Carino.
Piace molto il tuo sederino variopinto. Guarda, non è delizioso? Guarda là. Proprio caruccio, bello tremolante. Ok, usiamo. Bip bip. Ora prendiamo il Pip Boy. Il ragazzo Pippa. Sì, dai. Ah. Mi piace che non sa neanche che diavolo è già, se lo sa mettere. Io quei gancetti là non ci capisco niente. Dagli una bella. Poteva pulirla un po' meglio. Wow. Che figo. Sberba fiffa. Siamo noi. Siamo proprio noi. E zing. Wow. Fuffi. Dove è andato Fuffi? E vabbè, vorrà dire che mi porterò te. Sei tu il mio nuovo Fuffi. Perché va così lento? Non sei abbastanza leggero? Prima mio figlio neonato, poi mia moglie, poi Fuffi. Sì, dai, voglio entrare. Voglio entrare. No, volevo cambiare sesso. Volevo fare il polpo di scena. E non si può fa. E direi, caro il nostro sberba fiffa, che non è proprio come ce la ricordavamo, eh? Lui è rimasto lì. Non è lucido come prima, però, insomma. Sì, va bene, ok, facciamo sta cosa. Cerchiamo se c'è qualcuno. Se sei stato 200 anni qua. Ma sto fumetto è rimasto letteralmente 200 anni lì, fermo. Bello, siamo venuti a fare, a cacciare scarafaggi. Complimenti. Beh, senti, Cotsworth, non te la prendere, però pensaci tu, perché... Cotsworth, non c'è nessuno! Dove mi stai a portare? Dai, andiamo! Chi ci vive qua? Lo vedo dalla finestra! Dobbiamo entrare, veramente, Cotsworth, veramente, vai! Mo te la vedi tu? Io... Scusa. Fa niente. Me l'ero dimenticato che avevo un lanciafiamme, sto coso qua. Carina questa macchina. Tipo una smart tre ruote. Davvero non è qui la mia famiglia? Strano. Mia moglie l'ho vista che l'ammazzavano. Mio figlio l'ho visto, la portavano via, cioè. Grazie del tuo aiuto. Volevo dirti che sei inutile, però. Tanto sono un cavernicolo cattivo. Ok. Mo dove ce ne andiamo? So perfettamente, sono uscito da un sonno di 200 anni, ma so perfettamente dove devo andare. Lì c'è il ponte, ma non me ne frega niente, mi becco le mie radiazioni. Sai che c'è Bevoank, chi se ne frega. Oh. Beh, se corro mi stanco, se invece saltello tutto il tempo va bene, è preferibile. Siete venuti nel posto sbagliato, zozzi. Ah, la miseria. Altro che le zanzare di Ravenna. Sembra di stare a Rio Vivo. Oh, vediamo che ci sta qua. Niente, cioè una carcassona bella bella brutta. Prendiamo questo. E mo? Chi è che spara? Un Tomb Raider. Allora, indando, prendo le Knuckles e la Arness. Prendo l'arnese. No, l'arnese forse non mi serve. Perché sì, l'arnese lo droppo. Però le Knuckles le utilizzo. Andiamo proprio alla brutta. Chi se ne frega. Andiamo a mangiare le ristocchie sopra le orecchie a questi qua. Toh, dietro al coppino, chi se ne frega. Toh. Che goduria.